faremo un formaggio fresco tipico dell'Appennino tosco-romagnolo, che è il raveggiolo. Faremo lo stracchino, stracchino che è la base per fare il taleggio e per fare il gorgonzola. Faremo mascarpone, faremo il cottage cheese, faremo il formaggio spalmabile tipo Philadelphia e il burro. Ho portato latte crudo, muto stamattina alle 5, cioè questo, 1, 2. Sono andato a prenderlo al distributore automatico perché, tranne che a Firenze, in tutte le altre regioni ci sono distributori automatici di latte crudo. Ah, non pastorizzato. Non pastorizzato. Munto e soltanto passato a un colino per togliergli pezzettini di qualcosa che ci può essere. Inutile dire che è un latte che, se voi prendete un bicchiere e lo bevete così, poi fate delle corse al gabinetto. È roba da far paura, perché è un latte che è completamente ricco di tutto quello che è batteri, fermenti lattici e altre cose che sono tipici del latte di mucca. Non è pastorizzato, quindi è completamente integro. Cari, quello che non sapete è che per legge il latte italiano deve essere messo in commercio, anche quello intero, con non più del 4% di grassi. Il latte di mucca normalmente oscilla tra il 12 e il 14% di grasso. Questo ha quel tenore grasso. Cosa finisce il 10% che diventa 8? Finisce nella panna, chiaramente, finisce nel burro, quello buono, e finisce in altre lavorazioni per allungare i formaggi, per renderli più cremosi o altro. Un prodotto a base di acqua, chiaramente, e proteine e grassi. Proteine, grassi e acqua non stanno insieme naturalmente, perché è come voler unire l'olio con l'acqua, ok? Hanno densità diverse e non stanno insieme. Però noi lo vediamo bianco, vediamo tutto emulsionato. Come fa a stare insieme per questo colore? Grazie a una proteina, l'unica proteina animale che c'è, che è solubile in acqua, che è la caseina. La caseina funziona da ponte tra tutti gli elementi che compongono il latte, tutti i valori energetici del latte, e l'acqua, e quindi li tiene insieme. Quando noi aggiungiamo questo prodotto qua, che è il caglio, questo è di origine, se non sbaglio, batterico, vedete, eh? Questo è il caglio batterico, rompe i legami della caseina e quindi tutte le proteine si coagulano insieme e l'acqua rimane a parte. Lo giro bene in modo da incamerarlo tutto e sempre devo fermarlo, eh? Il giro del latte lo devo sempre fermare, perché se continua, che succede? Che non si caglia, perché nel momento in cui io butto dentro il caglio inizia il processo di cagliazione. Se gira non viene cagliato bene, deve stare fermo, perché se no e trasferisco il tutto in teglia. Me lo dimentico per almeno un paio d'ore. Col mascarpone partiamo direttamente dalla panna, da ml di acido citrico al 15%. O aceto bianco. Lo bianco chiaramente ha sempre l'inconveniente che dà sapore.
non si deve rompere, perché come si rompe la cagliata esce l'acqua, e invece la caratteristica del raveggiolo è che è molto liquido come formaggio, ha una resa alta. Quindi fa che non si rompa, si rompe, si rompe, si rompe, si rompe, in modo che poi dopo tiro su e non si rompe, capito? Non è possibile. Sta già cacciando fuori del liquido. Ah, sì, sì. Che è siero, siamo in tanti pezzetti. Allora, questo qui è un primo sale, quindi la potremo rompere a pezzi anche di questa dimensione qua, più o meno come una nocciola. L'altra, che è la cagliata da stagionare, la andiamo a rompere invece molto, molto più a chicco di riso, si dice. Ah, anche più. Okay. Questa è la casciotta da stagionare, la andiamo a rompere, come abbiamo detto, a chicco di riso. Eccolo. Quando si riaggrumano riescono a compattarsi bene. Se fossero chicchi più grossi potrebbero rimanere dei buchi. Quindi non è importante ora che sia chicco di riso, ma prima della, che tu lo rimetta a scaldare. Esatto. Ok, vedete com'è diventato adesso? Bella, guarda la gamba. No, bisogna più che altro, non è tanto che strizzarla, bisogna proprio far aderire tutto. Esatto. Poi prendiamo una di quelle fuscelle, quelle lì un pochino più grossettine. Esatto. Vediamo se questa mi basta. Forse anche una più piccola, sai.